dico, dalla sentenza che in questi ultimi giorni è uscita, tra le tante cose si evince una in particolare che è abbastanza agghiacciante, quella che in qualche maniera Ciancio si certifica che abbiamo messo qualcosa che non doveva fare. Ma guardi, qui è importante che l'opinione pubblica prenda coscienza che nel momento in cui in determinati processi, specialmente penali, entrano in gioco dei nomi importanti, la garanzia, la certezza del diritto molto spesso va a far sapere. In relazione a questo avvenimento, in relazione a questo personaggio di cui lei mi chiede, io adesso mi accorgo che in sentenza vengono rilevati degli avvenimenti che per 12 anni, rientriamo nell'argomento di poco fa, non sono mai stati rilevati. Nessuno li ha rilevati né in sede di indagine né in sede di processo. Ricordiamo che questa è la sentenza del processo di secondo grado, quindi né in sede di indagine e né nel processo di primo grado. Allora, queste cose o qualcuno se le ha inventate oppure sono sempre state lì, non solo come fatto storico, ma anche come elemento cristallizzato in documenti processuali. Sono stati necessari 14 anni affinché giudiziariamente venissero accertati dei fatti ben precisi che io ho sempre denunziato. La mia domanda è: chi ha inquinato le indagini e quindi il processo affinché tutto questo si verificasse e saltasse fuori solo dopo tutto questo tempo? La prima causa dell'inquinamento è da addebitarsi a chi ha condotto le indagini. Le indagini e diretto le indagini a suo tempo. E il nome e il cognome è Pim Nicolò Marino. Fondamentalmente è quasi certificato, cioè questa sentenza quasi lo certifica dallo spunto, diciamo, per pensare a una cosa del genere. No, è certificato dalla sentenza, perché un pronunziamento giudiziario che arriva nel 2013 e dà atto di fatti avvenuti nel 1998 e dal 98 al 2013 tutti i processi che si sono svolti, tutte le inchieste, tutte le indagini non danno atto nelle conclusioni di questi avvenimenti, qualcuno o li ha nascosti colpevolmente oppure non li ha saputi trovare.